Ogni donna uccisa è una perdita per la società intera. Posto occupato è la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nata nel 2013. Di forte impatto emotivo lancia un messaggio semplice e drammatico. Ogni donna uccisa è un posto che sarebbe stato occupato nel tram, al supermercato, al lavoro o in un convegno, come quello che l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha organizzato con una partecipazione prevalentemente online in collaborazione con Promo Firenze, proprio per visualizzare i posti occupati. Molti sono gli aspetti che riguardano la violenza sulle donne, quello fisico, quello psicologico, quello economico. Molte donne non riescono a liberarsi dal giogo in cui sono per motivi economici, è così? Assolutamente sì, purtroppo il fenomeno della violenza economica è un fenomeno molto diffuso, è un fenomeno che limita molto la libertà d'azione della donna e il suo benessere. È un fenomeno subdolo, quindi come quello della violenza psicologica, che difficilmente viene riconosciuto e di conseguenza anche difficilmente viene denunciato, e le donne di conseguenza hanno molto bisogno su questo di essere aiutate prima di tutto a riconoscerlo e poi ad avere degli strumenti per potersi costruire un'indipendenza economica, un'indipendenza proprio sul piano finanziario. L'ADM ha una forte presenza di dirigenti femminili, soprattutto per il trend di crescita. Sono passate negli ultimi 20 anni dal 10 al 26%. Quali sono le loro caratteristiche? Soprattutto, una donna deve somigliare a un uomo per occupare posti di potere? Assolutamente no, io ho sempre sostenuto e credo che sia sempre una mia idea e fino adesso mi ha anche portato bene, come dico, sostengo la mia diversità nell'ambiente di lavoro. Secondo me noi donne siamo forse più portate ad ascoltare, all'ascolto anche all'interno dei nostri uffici, siamo molto per esempio vicine alle donne che lavorano, possiamo anche capire le famiglie che si portano dietro.